No, non potete capire. Ma davvero, non puoi capire. Lasciamene un pezzettino, perché se fai così... Giuro che non puoi capire. E benvenuti al nostro nuovo video, ragazzi. Oggi le 5 pasticcerie più buone della Lombardia. Cioè, almeno in base a quello che abbiamo, alle nostre ricerche, a tutto quello che abbiamo trovato. In base ad attente selezioni. Esatto. La prima è a Sovico, come si chiama? Sovico. E si chiama la Vecchia Brianza. Allora ragazzi, ci siamo imposti una regola. Chiederemo a loro di scegliere i 4 pasticcini migliori, le loro specialità, in ogni pasticceria. Quindi la scelta questa volta non è nostra, ma è loro. E poi noi giudicheremo. Vaniglia e pistacchio con un tocco di cannella. È una mousse. Buonissimo. La mousse alla vaniglia ha un tocco di cioccolato bianco che è spezzato dal pistacchio e la cannella. Buono. Allora, questo è 4 cioccolati, quindi immagino cioccolato bianco, fondente al latte e boh. E boh, proviamo. È tipo una mousse. Molto molto buono, qualità ottima. Sì, pera e cioccolato. Una accoppiata vincente solitamente. Mamma mia. È buonissimo. È una torta al cioccolato umida. E la pera è proprio questi granelli qui. E poi nella mousse sopra. Molto buono. Cioccolato e lampone. Buono, perché c'è questa tipo marmellatina di lampone che stacca, quindi fa contrasto col cioccolato, e devo dire che spacca. Molto molto buono. E questa era la Vecchia Brianza, la pasticceria più quotata, o meglio quotata meglio, sotto diciamo le recensioni di Monza Brianza. Prezzo per 4 pasticcini e 2 caffè 7,50 euro. Adesso ci spostiamo a Giussano, nella pasticceria Verga, che è addirittura una pasticceria che è stata citata sulle guide Gambero Rosso. Caspita. Quindi attenzione, non si scherza. Grandi aspettative. Ragazzi, siamo involontariamente finiti nella pasticceria dove appunto il pasticcere ha vinto il campionato juniores di cioccolateria. E qui abbiamo pistacchio, mango, amaretto e 4 cioccolati. Partiamo dalla specialità signature, la torta ai 3 cioccolati. Si vede che ha vinto il premio di cioccolateria, è buonissimo. Allora, pistacchio, due strati di pistacchio, poi una tipo di panna, proviamo. Sì, il pistacchio non è proprio forte, buona, ma non il top. Quindi è una mousse al mango. Buona, il mango ha un sapore forte, mi piace. Delicata ma decisa. Questo mi ispira, amaretto mi ispira. È molto tanto dolce. Sì, è buona. Mi aspettavo di più, sinceramente. Questo qui sinceramente niente di particolare. Mi aspettavo molto di più, per via comunque dei premi che hanno vinto, le recensioni positive, però per ora vince l'altra. E adesso da 2 pasticcerie mignon dobbiamo passare a una pasticceria extra large. La prossima è Pasticceria Melillo, una rinomata leggenda della nostra zona. Questi sono i famosi pasticcini extra large di cui vi abbiamo parlato. E potete vedere, la dimensione è fuori dal normale. Ragazzi, è buonissimo. Davvero. Questa è la quantità della crema che c'è in un pasticcino. Guardate qua.
È davvero buono. Ottimo. La crema è una mousse proprio di cioccolato e come vedete abbondanza, non badano al risparmio. È una sacca normalissima, molto bilanciata nei gusti, nei sapori, niente di particolare. È buona, ma niente di oltre. Ragazzi, il peso di questo bignè, non so, sarà 300 grammi. È una roba incredibile, pieno zeppo di crema. Adesso lo spezziamo così. Eccolo qua, la crema ha un bel colore, buono. No. Niente di particolare. Ragazzi, per ora in cima alla classifica sta la prima pasticceria che siamo stati per ora. Per ora è Vecchia Brianza la vincitrice. Vecchia Brianza domina per ora. Eccoci qua ragazzi, è arrivato il momento di alzare un po' il livello. Dalle migliori pasticcerie della Lombardia, adesso passiamo ai mastri pasticceri italiani. Vi portiamo in due posti speciali. Andiamo. Ovviamente questo qui, Ernst Nam, è un po' più costoso, non ha pasticcini, abbiamo preso semplicemente due monoporzioni, una è la Foresta Nera, che è, diciamo, il cavallo di battaglia di questo pasticcere, e questa è tipo, com'è? Sottobosco. Sottobosco. Porca miseria, bella impegnativa, fantastica, qualità del cioccolato top. Mamma mia. Quindi ganache di cioccolato, pasta frolla, meringhe, che sono dei funghetti, marron glacé e lampone. Molto particolare. Il lampone è un po' aspro, però si sente la dolcezza del marron glacé, della meringa. E il cioccolato, vabbè, ragazzi, lui è il re del cioccolato, quindi poche scuse. Gino Massari, pistacchio, lampone. Oh. Si sente ogni singolo sapore, ragazzi, non c'è. E il prezzo è uguale alle altre pasticcerie, perché comunque due caffè, quattro pasticcini, quasi 8 euro, quindi incredibile. Pan di Spagna al pistacchio, cioccolato bianco e lampone. Buonissimo, come hai già detto tu, ogni singolo strato, la pasta frolla è fragrante, tutti gli strati si amalgamano alla perfezione, buonissimo. Cioccolato, pan di Spagna al cioccolato e confettura di arance. Mamma mia, questo è il mio preferito. L'arancia e il cioccolato sono buonissimi, ma proprio gli impasti, secondo me la sua forza sono le preparazioni base, gli impasti, buonissimi. Solo dalla crema si capisce che... No, non potete capire, no, davvero non puoi capire. Lasciamene un pezzettino, perché se fai così... Giuro che non puoi capire. Ma guarda che colore. Io non ho mai mangiato un cannolo così buono. Fantastico, ragazzi. Sfida finita, senza ombra di dubbio il vincitore è Massari. Igino Massari, ragazzi, è incredibile, cioè davvero ogni cosa, ogni gusto si sente perfettamente, non manca nulla. Niente. Ed è nettamente superiore a tutti gli altri. E nonostante sia una pasticceria mignon, in quel piccolo pasticcino sentite tutto quello che dovete sentire. Ti do ragione, quindi... è vero. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, fatecelo sapere nei commenti. Da Nicolò e Denise, ad un prossimo video. Ciao! Ciao.